Andrea De Lobiland, mi spiega un po' il progetto di questo bellissimo spettacolo, tutto incentrato su un amore veneziano. Ma è un progetto nato un po' per caso, nel senso che io naturalmente non sono un attore professionista, ma Liz, la cantante, la soprano straordinaria di questo spettacolo, aveva letto un mio libro di qualche anno fa che si chiamava appunto Un amore veneziano. Ci siamo incontrati da schiavi in un bacaro di Venezia per caso e lei mi ha detto che aveva molto amato questo libro e se si poteva fare uno spettacolo musicale. E così abbiamo affrontato questa avventura. Naturalmente poi siamo stati accompagnati da persone che hanno dato molto, in particolare il grande musicologo Alan Curtis, che ha aiutato e ha guidato, diciamo, la scelta dei brani musicali e delle arie. Per cui alla fine è venuto una specie di pastiche interessante in cui io narro e racconto la storia di questa vicenda straordinaria, ma che è una storia tutta vera, e Liesl canta queste arie meravigliose e poi i musicisti sono veramente musicisti tutti straordinari qui di Venezia, per cui è un modo nuovo di sentire la musica barocca. Veramente a me mi ha completamente conquistato, devo dire, e per cui alla fine è venuto fuori uno spettacolo diverso, insolito, ma secondo me che funziona, no? Sì. Liz, come ha interpretato questo amore veneziano? Con grandissima passione, devo dire la verità, e con una voce grandiosa. Grazie. Ha dato proprio anima a questa storia. Grazie. Come se la sente questa storia, lei, personalmente? Ma penso che tutte le persone nel mondo abbiano vissuto in un momento o l'altro una storia d'amore di questo tipo, un amore che non è stato ricambiato, un amore che non era possibile, e quindi abbiamo tutti le riserve dentro di questa passione, di questa emozione. E non so, io cerco di sempre ricercare tutte le possibilità dei caratteri che devo interpretare, però devo dire che è una cosa che sento molto. E qui a Venezia raccontare questa storia di una decadenza, fondamentalmente, perché vista con i nostri occhi questo amore impossibile, sembra assurdo che fosse così impossibile, però c'è qualcosa di molto attuale in una storia del genere, e anche l'amore, la passione, il dolore e questa amicizia che dura nel tempo fino alla morte, e anche in questo caso un cambio, si può dire il cambio di collana, cambia registro, e si vede molto nell'interpretazione e anche l'affiatamento che avete nel raccontare questa storia. Come vi siete trovati nel racconto? Io e Liesl, sì. Dio. Beh, mi sembra, vabbè, per me è stata una scoperta la musica, questo tipo di musica. Io non ero un esperto di musica barocca, per cui Liesl mi ha, come dire, accompagnato in questo viaggio alla scoperta della musica barocca. Bastonato in maniera molto coinvolgente. E lei, devo dire, è una interprete straordinaria, per cui è stato molto facile inserirmi in questo contesto di grandissime professionalità. Io ripeto, tutti loro sono l'unico vero dilettante, e per me è stato dunque un grandissimo regalo poter lavorare con loro. Però per noi è stato fantastico scoprire un attore nato e non ancora scoperto in lui, che veramente con tanta naturalezza, tanta disinvoltura si è proprio buttato dentro e ha fatto meravigliosamente la sua parte. Speriamo di aver riscaldato i cuori, ecco, questa sera. Ultima cosa per Liesl, la voce della musica barocca è anche diversa dalla musica dell'opera, e è difficile tirarla fuori in maniera così cristallina come ha fatto lei. Grazie innanzitutto. Per me la voce è la voce. So che ci sono delle tendenze con la musica barocca di cantare in un'altra maniera. Io, leggendo tutti i trattati dei maestri di quell'epoca, loro dicevano tutti di lasciar vibrare la voce, di cantare pienamente. Insegnavano la base della tecnica che impariamo anche oggi, per cui per me la voce barocca non è tanto diversa dalla voce
di questi tempi, e io canto con la mia voce, delle volte sì, faccio un po' più di filo di voce, un po' di effetti che ci stanno, però comunque cerco di rimanere fedele alla mia voce. Grazie. Grazie a lei.